Waheku, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Dobbiamo parlare con il padre di Bulma, ora che siamo Vegeta, perché ci possa costruire una camera a gravità 100, tipo quella in cui, nella quale si è allenato Goku mentre andava su Namek. Ah, già gliel'ha chiesto, è a posto allora, siamo avanti. Che poi Vegeta comunque sia ha una gravità superiore a 100, perché lui è principe dei Saiyan. Al mondo non esistono molte cose in grado di resistere ai tuoi colpi, eh beh. Ci crediamo, ci crediamo. Ecco, devo procurare materiale. Ma perché queste missioni? Vabbè, andiamo, va. Avanti. Mi stavo a fare un giro prima di iniziare a giocare. E mo' mi devo andare a trovare queste cose. Sì, vedrai, Kakarotto. Insomma, facili abbastanza da trovare. Non come altre cose che ci ho messo mezz'ora a volte in missioni secondarie. E ovviamente ci sono dei nemici da affrontare. Senza che mi metto a leggere il testo, li affrontiamo. Gli facciamo il gran sedere. Vabbè, insomma, ha preso un po' di botte, ma è andata abbastanza bene, tutto sommato. Eccoci qua, consegniamo appunto questi materiali. Facciamo. Mettiti al lavoro, esatto. Facciamo una cosa piuttosto veloce, va. Che io mo non posso credere che il padre di Bulma non c'ha qualcuno che gli va a prendere i materiali. E infatti ci siamo andati noi. Gravity Room, certamente. Kakarotto si è allenato in una camera a gravità centuplicata. Io ne voglio una pari a 300 volte quella della Terra. Se tu pesi 60 kg, dovrai sopportare un peso di circa 18 tonnellate. Circa. Vabbè, non è un problema per Vegeta, certamente. Probabilmente sì. Ecco. Ma che si è allenato con quello? Tu sarai anche il principe di Saiyan, ma se non c'hai la rabbia, devi avere un motivo valido per essere rabbioso. Ma quindi è ora che sta lì per terra a rimuginare? È il contrario a Bulma, i Saiyan più si fanno male e più diventano forti. Vedi come la fa semplice lei, ma non capisce. Proviamo a morire. Ecco, ma devo battere sto avversario speciale nel simulatore. Allora, sì, va bene. Mi chiamo Bulma, non Don. Buruma. Vabbè. Allora, vediamo sto avversario speciale nel simulatore. Però è bello comunque sia giocare con personaggi dei quali non vediamo la backstory. Perché noi sappiamo che Vegeta arriva sul luogo dell'incontro già trasformato in Super Saiyan, mentre qui non lo vediamo come lo diventa. Invece qui giochiamo appunto con Vegeta. Esatto. È spacciato proprio come quello originale. Ci mettono simulazione nel caso non l'avessimo capito. Dai su. Quanto è forte sto Vegeta? Dai, fammi vedere. 35. Insomma, non è male come livello. Certo, però se io ti attacco e ti faccio l'attacco spezzaguardia, tu non puoi superarlo, amico mio. Non è umanamente possibile. Non dovrebbe accadere questa cosa. Infatti non accade sempre, ma il 90% delle volte sì. Ho detto Garic. Oh! Senti, allora, già mi hai rotto il cavolo, eh.
Oh. Ragazzi, a me diventa una questione di principio quando senza motivo te lo bloccano. Ah, non ce l'ho più, ok. Oh, meno male, ce l'abbiamo fatta. Vai, finiscilo. Mamma mia. Tostissimo, tostissimo. Ho dovuto usare un sacco di cure. Accidenti, comunque sia, nonostante le cure, grado S. Per forza, ci credo. Ci credo. Fatti tagli sulle braccia, tipo i depressi. Tanti anni fa si diceva che quelli che erano depressi si facevano tagli sulle braccia, quando poi neanche era vero. Facevano solo per farsi fighetti in classe. Preparami un avversario più forte. Noi in teoria nell'anime vediamo come Vegeta è diventato Super Saiyan, però non in prima persona. Lui fa vedere che si allenava a caso, perché nel manga non c'è sta parte. Si allenava nello spazio. E ad un certo punto si arrabbiava e diventava Super Saiyan. Ci siamo tornati. E mo Cici ti sgrida, come sempre. Anche se l'ha accettato. Oh mio Dio. Sì, starei anche morendo di fame, ma la tavola è sparecchiata. Oh cavoli! Oh cavoli! Eccolo, eccolo! Che bello, ragazzi, questo episodio. Andate entrambi a scuola guida, che bello. Tu che c'entri? Tu sei compagno di merende di Goku, quindi devi per forza prenderla anche tu la patente, no? Ok, questo era un piccolo preludio appunto a una missione secondaria. Che però vorrei fare, perché l'episodio di scuola guida, come ho detto anche in un altro episodio, è uno dei filler migliori di tutta quanta la saga di Dragon Ball. Non c'è pari. Ma di tutti gli anime, non di solo di Dragon Ball, di tutti gli anime mai esistenti e che mai esisteranno. È obbligatoria! È obbligatoria! No, però volevo piccolo che c'aveva il cappello e la maglietta tipo da persona normale. Ah, cavoli, che bello. Vecchio. Prendi in mano il volante. Ok, nelle prove a tempo addirittura. Oh, ah, non partiva. Oh, ah, siamo a sinistra. Dannati giapponesi che guidano a sinistra. Senti che musica, altro che F-Zero. Altro che... Ah, c'è anche la prima persona? Bene, vai. Come nella vita vera. Meow. No, ragazzi, la prima persona non mi piace molto comunque sia. Nonostante tutta quanta la vita sia in prima persona. Questa è una battuta sopraffina, eh. Segnatevela. Levatevi! Fatemi spazio, macchinacce. La mia è la più veloce del mondo.
E la visuale. Ma come? Gli vogliamo semplicemente sopra? Vabbè, se li vogliamo sopra, ok, ma... Dato che è una macchina volante, non dovrebbero esserci problemi su altri tipi di terreno, no? Dai, così! Che poi, no, anche Cici... Goku gli ha detto, ma se posso volare, a che mi serve una macchina? Sì, vabbè, ma non ci sono incidenti, non c'è nulla, non è tipo GTA. Ah, ancora Guido? Vabbè, insomma, non è quello che mi aspettavo, ma... Però, è qualcosa. La patente non è un trofeo di cui vantarsi. E allora perché su Facebook tutti quanti postano le loro patenti come se... dovesse essere un trofeo, oppure per validarla, tipo, ho la patente, ora è valida. Tipo una cosa del genere fanno. Quindi non è un trofeo, siamo sicuri? Ah! Ma quindi loro con l'aura imprimono più velocità alla macchina? Uno scatto iniziale tipo Mario Kart. Sì, insomma, gli dice che non ha preso la patente. Ha battuto Piccolo. Sì, ma non devi prendere la patente? Detto che ci verrebbe dato la patente se non ci fossimo fatti... gli ha dato perché... No, aspetta! Veramente la patente la prende perché Cici riparla con gli istruttori e dice guarda, stavolta andrà bene. Bene. Ottimo. Goku non ci sa fare con i soldi. Lui basta che mangia, è contento. Oh cavoli, devo far costruire la tua Bulma. No, non me lo dire. Ah, ok, ce l'ho. Ho già le ricompense della storia. Goku è livello 40. Potrei sbloccargli un altro tipo di attacco, se non sbaglio, a 40? Cosa facciamo oggi? La mamma ti sta cercando, ancora? Oh, santo cielo! Ah. Senti, è necessario? Lancia è tornata alla Kame House. Vuole parlare con me? Vabbè, andiamo alla Kame House allora. Ma prima devo un attimino sbloccare una cosa di Goku. Ad ogni modo, Cuggi, il video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!